Allora. Ciao ragazzi, benvenuti in questo. Lo sapevo, giuro su Dio che lo sapevo. Mi fa ridere, cioè, mi sento in soggezione quando state voi. È lezzo! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo finalmente nella città di Westside. Basta con Minecraft. Questo video lo dedicheremo dunque alla community di Westside. Lo so, invece del video avreste voluto vedere l'IP del server, ma purtroppo dico, dobbiamo allungare l'apertura di qualche giorno, giusto qualche giorno, perché c'è ancora qualche sistemino da completare, qualche lavoro. E sono qui in compagnia di Sovvelux e Greg Parker. Ciao. Niente, c'è tanta gente da ringraziare per questa apertura, ma per adesso limitiamoci a parlare un po' per quale motivo allunghiamo l'apertura di Westside. Allora, ci sono vari sistemi da completare, che se Greg Parker può aiutarmi a ricordarli. Allora, ci sarebbe intanto il sistema dei lavori automatizzati, cioè come il Pizza Boy, oppure il muratore, per esempio, lo spazzino, che vanno rifatti e vanno sistemati, perché comunque prima presentavano alcuni bug e quindi vanno fissati prima dell'apertura, cioè è indispensabile che ci siano questi lavori, perché sennò l'attività e l'economia del server non può partire senza questi. Ah, un'altra cosa è che soprattutto questi lavori non daranno solo beneficio al server, ma faranno qualcosa per i player, nel senso che il Pizza Boy ok, guadagnerà soldi con dei checkpoint alle case, ma soprattutto sarà disponibile ai player, come il taglialegna, che il legname servirà a qualcosa nel server, come il muratore, che cambierà gli interior nelle case, capisci? Sarà più un'interazione tra i player, non sarà più solo lavorare per il server e basta. Diciamo per gli old player di Legacy, cioè scordatevi le vecchie versioni di Legacy in cui tutti i lavori erano automatizzati con i checkpoint. Questa volta abbiamo deciso di fare una rivoluzione per il roleplay, perché abbiamo deciso che da ora in poi i lavori saranno soltanto, solo ed esclusivamente per i player e tra i player soprattutto. Cioè, non esisterà più che il Pizza Boy serve solo ad andare in un checkpoint a guadagnarsi $5, ma se un player lo chiama e gli chiederà, per esempio, di portargli tot pizze, lui gli andrà a portare le pizze e quindi si scenerà insieme. Perché il roleplay, l'ho sempre detto, non si fa tra i sistemi, ma si fa tra i player. Quindi questo video lo facciamo giusto per calmare gli animi, perché lo so che volete mettermi le mani addosso, volete picchiare. Guerra! Perché scagliamolo! Perché giustamente stasera dovevo darvi l'IP. Però purtroppo, discutendone anche con Sob, con Andrea, che... con lo stesso Parker, cioè lo sapevo che lo faceva, lo sapevo. Aspettavo la sua reazione. Comunque, si è deciso comunque di allungare di qualche giorno, mo che sarà sabato, venerdì, domani non ci sì, sto. Sì, comunque, mattina non ci assolutamente, sto. Sì, entro domenica comunque, questa è una promessa. Entro domenica. Comunque si può notare la differenza che la GM sta proseguendo bene, perché io sono senza lavoro. Quindi, cioè, non stiamo allungando l'apertura perché non ho tempo, ma stiamo allungando l'apertura perché adesso che ho tempo ne approfittiamo per completarla nel migliore dei modi, insomma. Quindi, alziamo il culo da questo maledetto muretto e facciamo vedere qualche sistema ai player. Di cosa andremo a parlare? Come cazzo? Cioè, ci sono tanti modi RP per alzarsi, tipo sì, che sei. Io mi alzo tranquillamente, cioè perché ti sei alzato come animale? Ma che cazzo ne so? Via. È scappato via. Comunque, allora, slash ban,
No, Greg Parker 10 minuti. 10 minuti sono pochi. Una Comunque, giornata intera. quali sistemi andremo a presentare, Parker? Visto che sei tu il responsabile di molti sistemi, ha trovato tantissimi bug, io devo dargli un bel bacione in fronte a sto Parker. Guarda, facciamo così. Aspetta. Salute Bacia. Greg 1. Vai, abbracciamoci, Parker. No, aspetta, ho sbagliato, guarda, questo qua. Questo qua è più bello, va. Grande, bravo. Comunque, dai, dici cosa presentiamo. Allora, adesso vi presenteremo alcune scene, diciamo successivamente, appena finiamo di parlare, appena finiamo di rompervi i coglioni con le nostre scuse, vi presenteremo i sistemi, diciamo, secondo me più fighi, più comunque più importanti di Westside. E non mi uccidere, ti prego. Che cazzo Scusa, fa? è Vabbè, un'imboscata, comunque. non c'è nessun video e non c'è nessuna apertura del server, io lo ammazzo lo stesso qua. Comunque, Vabbè, va, dicevo, bombo. allora vi faremo vedere alcune scene, quelle possibili naturalmente, riguardo ai sistemi e vi parleremo in generale di alcuni sistemi che secondo me sono, diciamo, il cambiamento del roleplay. Allora, iniziamo con il sistema dei lavori. Allora, ho creato un topic nel forum qualche tempo fa. Diciamo che questa parte intanto la dedico, oltre ai legasiani, ai player esterni da Legacy per in certo senso farvi capire più o meno quali sono i nostri ideali per Westside. Allora, dicevo, il sistema lavori non sarà soltanto un sistema automatizzato e quindi con i checkpoint e stop, ma sarà un sistema tra player. Allora, come si crea lavoro? L'unico metodo per creare del lavoro nel server e quindi far partire l'economia di Westside è crearsi un'attività. In Westside sarà possibile crearsi un'attività. Come si crea un'attività? In poche parole, in forum creeremo una sezione dedicata, penso che sarà una sottosezione al governo, in cui voi dovete semplicemente chiedere che attività volete aprire, dove volete aprirla, quanto ci volete investire e se vorrete un mappa esterno, che sarà comunque una cosa opzionale e che vi ovviamente porterà il prezzo dell'attività molto più alto. Quindi una volta creata l'attività, una volta creata la richiesta di attività, Eddie e io diciamo che in una settimana cercheremo di fare il mapping o comunque diciamo gli script che serviranno per l'attività e quindi diciamo le assunzioni, gli stipendi e tutte, diciamo, tutto quello che può riguardare un'attività specifica. Allora, un'attività viene fornita ovviamente da dei materiali, che ovviamente non è che uno si apre l'attività e c'ha materiali infiniti così, caduti dal cielo, ma dovrà procurarseli attraverso fabbriche, camionisti, e quindi tutto è collegato tra player, tra attività e tra aziende. Ma che cazzo, dai! Vabbè, dai, lo taglio. Sì. Vabbè, e quindi diciamo che l'attività si creano il lavoro nel server. Allora, la cosa fondamentale è che, diciamo, in questa settimana ovviamente non servirà soltanto a, diciamo, media, a mobilitarci per la creazione di questa attività, ma servirà, diciamo, ad dare un esito a questa richiesta. Quindi il governo, la polizia e lo staff stesso deciderà se la richiesta di attività è valida o no. E quindi così si avvierà l'attività. Diciamo del server, che non può essere soltanto diciamo un'attività, ma può essere tranquillamente uno studio legale, uno studio medico, tutto quello che vorrete voi. Poi ci Sei sarà la andato sistema oltre rapina. capo, Greg. Sì, lo so, sto leggendo la mappa, che cazzo. Ah, ok. Potete notare anche la scritta FK rossa fighissima vicino al nome. Ok, mi avvicino così la mostro. Quindi, vabbè, la C4 vorrei mostrarla in qualche modo in questo video. Detto Sì. questo, vi abbiamo detto più o meno quali sono gli aggiornamenti più importanti di questa GM e adesso vi lasciamo a qualche immagine, perché comunque ascoltare Greg Parker per tanto tempo e poi non vedere nulla è molto stressante, direi. Vero, Greg? No, stavo scherzando. Vabbè, ne approfitto quindi per farvi vedere anche il nuovo, anzi no, questo qua è un sistema migliorato del sistema. Ah, ne approfitto anche per farvi vedere
che quando morite l'arma, come potete notare, la lasciate a terra, l'arma che state impugnando, mentre le altre armi non potete prenderla. e non potete prenderla perché siete feriti. Infatti Sov ne ha approfittato e sarete frullata. Dopo 2 minuti il vostro player sarà di nuovo, cioè si rialzerà. Però ovviamente vi invitiamo a scenare comunque che siete feriti, perché non è che vi siete rialzati quando so che... Guarda quanto è cattivo. Guardate quanto è cattivo. Salvo Lascia... io, anche se laggo. Comunque, insomma, vi rialzate in poco tempo. C'è anche l'headshot che abbiamo inserito da poco. E niente, vi saluto e vi lascio le immagini del nuovo server, di qualche nuovo mapping, di qualche nuovo sistema. E niente, alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a Ciao. tutti.